sia lodato Gesù Cristo. La tristezza del giovane ricco di cui parla il Vangelo di oggi la conosciamo un po' tutti. È la tristezza del sazio, del pieno di sé, dell'egoista, della persona che ha costruito la vita su sicurezze sbagliate. Gesù è venuto a liberarci da questa tristezza, proponendo la povertà come beatitudine. Onestamente, dobbiamo riconoscere che tutta la Bibbia registra un'aperta diffidenza nei confronti della ricchezza. L'uomo è un facile creatore di idoli, cioè di false sicurezze, e Dio lo sa. Il Salmo 49 arriva a dire: nella prosperità, cioè nel benessere, l'uomo non comprende, è simile alle bestie che periscono. E aggiunge il Salmo: se vedi un uomo arricchirsi, non temere, cioè non invidiarlo. Quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Quante volte ripeto queste parole in questi giorni. I profeti poi hanno scritto parole di fuoco contro la ricchezza ed hanno contestato la tendenza umana ad accumulare ricchezze. Gesù addirittura chiama iniqua la ricchezza, perché facilmente rende cattive le persone, e non ha timore di definire stolto l'uomo che vive per raccogliere cose che dovrà presto lasciare. Madre Teresa diceva un po' ironicamente: quando sentite dire da qualcuno «questo è mio, questa cosa è mia», aggiungete «per poco tempo». Quanta saggezza! Cristo chiama sapiente colui che accumula tesori per il cielo e trasforma tutti i suoi beni in altrettanti doni di amore. Maria, la donna sapiente, la donna più sapiente, ha potuto affermare: Dio rimanda gli egoisti a mani vuote. Prima o poi accade. Torniamo al Vangelo. Parla di un giovane che, dopo aver incontrato e ascoltato Gesù, improvvisamente si scopre egoista e si allontana da Gesù con il cuore pieno di tristezza. Va detto chiaramente: gli egoisti non riescono ad entrare in comunione con Dio, perché l'egoista è all'opposto di Dio. Il Vangelo di oggi ci propone questo insegnamento attraverso un episodio carico di insegnamenti. Gesù incontra un giovane ricco, benestante, come tanti giovani di oggi, come tanti adulti e tante famiglie di oggi. Però questo giovane avverte che la vita corre veloce e presto egli dovrà presentarsi davanti a Dio. Allora si chiede: ma che cosa conta davanti a Dio? E avverte la vita come un problema serio e sente di essere in cammino verso l'eternità. Questo fatto lo preoccupa e dà qualche dubbio sull'impostazione della sua vita. Chiede luce a Gesù. E la risposta di Gesù non si fa attendere. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Vieni e seguimi. Che cosa significano queste parole? Va, vendi quello che hai, cioè fatti libero. Supera la suggestione delle cose di qua giù, perché non ti faranno mai felice. Strappa la catena dell'egoismo. Dallo ai poveri. Della tua vita una continua carità. Chi non ha provato la carità vera non ha mai vissuto un autentico momento di gioia. Siamo stati creati per condividere. Qui sta il segreto della felicità. Gli egoisti non saranno mai felici, perché la gioia sta nel dono, e il dono è amore, quindi è esperienza di Dio, che è amore infinito. Gesù conclude: e avrai un tesoro in cielo. Cioè, non dimenticare che c'è un'altra vita che farà giustizia di ogni comportamento e di ogni scelta di oggi. Ciò che facciamo qua giù ha un riscontro nell'aldilà, nel futuro eterno. Cioè, Gesù dice al giovane: ricordati che davanti a Dio si diventa ricchi per quello che si dona e non per quello che si accumula. E poi vieni e seguimi. Il motivo della povertà deve essere Dio, cioè la convinzione che Dio è la vera ricchezza che riempie il cuore e dà pace alla vita. Però, conclude
amaramente il Vangelo. A queste parole il giovane si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Questo giovane si scopre egoista, ma non ha la forza di uscire dall'egoismo. È la storia di un no, simile a tante altre storie, di tanti altri no detti a Dio. Ma ogni no detto a Dio è un no detto alla felicità. Come possiamo vivere noi queste parole di Gesù? Come possiamo vivere la proposta della povertà nella nostra situazione concreta di oggi? Certamente non tutti siamo chiamati a fare una scelta radicale di povertà, come hanno fatto San Francesco, Santa Chiara, San Vincenzo de Paoli, Madre Teresa di Calcutta e tantissimi altri. Sono vocazioni particolari per scuotere tutti. Infatti, tutti siamo chiamati a rompere la catena dell'attaccamento alle cose di qua giù. Tutti siamo chiamati a diventare liberi dall'ansia di possedere e di avere sempre di più. Questa libertà è chiesta a tutti. Non solo, tutti siamo chiamati ad una vita più sobria, senza sprechi, senza esibizioni, senza ostentazione, senza vanità. Una persona non vale per il vestito che indossa, o per la ricchezza che possiede, o per la macchina che usa, ma vale per il bene che fa. E tutti abbiamo il dovere di guardarci attorno e di individuare e soccorrere qualche povertà che bussa, a volte silenziosamente, alla porta della nostra vita e del nostro cuore. Se ci accorgiamo che nella nostra vita non c'è un gesto di carità, dobbiamo preoccuparci. Siamo molto distanti da Gesù, siamo molto distanti da Dio che è amore. Tutti infatti abbiamo il dovere di educare i giovani a non cercare la felicità nell'esaudimento di ogni capriccio, ma nel dono di sé, nell'amore vero e vissuto concretamente e nel servizio volontario e generoso verso chi fa fatica e vive accanto a noi. Il sociologo americano James Galbraith un giorno disse, sentite, sono parole che fanno riflettere, l'americano medio consuma il doppio di quello che gli serve. Il doppio che spreca non lo rende più umano, ma meno umano. Non lo rende più felice, ma meno felice. Il missionario padre Piero Gheddo, visitando un giorno il nord-est brasiliano, incontrò la povertà. E da quel giorno non poté più vivere come era vissuto prima. Domandò ad un uomo, ma voi quanti pasti fate ogni giorno qui nel nord del Brasile? L'uomo lo guardò con stupore e quasi con rabbia e gli rispose, quanti pasti? Ma io non mangio tutti i giorni. Padre Gheddo rimase così colpito che da quel giorno cambiarono tante cose nella sua vita. Questa è la realtà tragica di tantissima gente, anche oggi, anche accanto a noi, talvolta sul pianerottolo della nostra casa. Noi cristiani allora dobbiamo convertirci alla novità del Vangelo e diventare la contestazione della scelta egoista e frivola che sta alla base della nostra società. Noi cristiani dobbiamo riproporre la povertà come libertà, che permette di condividere con gli altri ciò che si possiede e permette di annunciare l'esistenza di una ricchezza diversa. E la ricchezza diversa è Dio e la sua misericordia infinita. Allora dobbiamo lasciare tutto anche noi? No! Certamente non a tutti è richiesto un gesto profetico di totale distacco e di abbandono delle ricchezze. Dio chiama alcuni. E noi li ammiriamo, perché si sono segno e lezione anche per noi. Però anche a noi è richiesto uno stile di vita più sobrio, più preoccupato di fare il bene che di possedere benessere. Anche a noi è richiesto lo spirito di povertà e la pratica della povertà, affinché le nostre famiglie, che preparano i figli alla responsabilità della vita, siano meno frivole, e i figli crescano nel sacrificio sereno e imparino a guardare al di là delle fragili cose del mondo per cercare
il vero tesoro della vita, quello che redime veramente la povertà dell'uomo e rende felice il ricco e il povero. Basterebbe buttar via un po' di egoismo e diventerebbe molto più bello il nostro mondo. In conclusione, vi racconto un fatto che parla da solo. Alcuni anni fa guidai a Re di Novara un corso di esercizi spirituali per ammalati, portatori di handicap. Erano una novantina e c'era anche un gruppo di giovani che svolgeva volontariamente il servizio di assistenza. La sera dell'arrivo assegniamo ad ogni giovane l'ammalato che gli doveva accudire nelle varie necessità. Ad un giovane di Modena toccò un uomo che aveva una gamba amputata e necessitava di tanta assistenza. Ricordo che il giovane disse: «Ma io non pensavo di trovare persone in queste condizioni, io non me la sento e torno a casa domani». Io risposi: «Sei libero, stai tranquillo che domani puoi prendere la via del ritorno, soltanto stasera ti raccomando di provvedere alla persona che ti è stata assegnata, almeno stasera». Il giorno dopo il giovane non viene a salutarmi e con sorpresa vedo che sta sempre accanto all'uomo portatore di handicap. Il terzo giorno, al termine degli esercizi, al momento del saluto mi si avvicina e mi dice: «Padre, è la prima volta che io mi sento felice. A casa mia ho tutto, anche una Ferrari. Che cosa mi è successo?» Gli risposi: «È la prima volta che sei uscito dalla prigione dell'egoismo e Dio ti ha riempito il cuore di gioia, perché Dio è il proprietario esclusivo della gioia vera». Tiriamo nelle conseguenze per i giovani che vogliamo e dobbiamo educare veramente. Noi stiamo annaffiando l'egoismo, raccoglieremo un raccolto di infelicità e di violenza. Bisogna cambiare direzione. Se lodato Gesù Cristo.